Hola! Benvenuti a una seconda puntata di Confessioni Scottanti Challenge. Visto che abbiamo ricevuto molti commenti e ci avete chiesto di rifarla, noi 2 minuti dopo aver finito. Ecco, siamo vestiti tale quale perché ci abbiamo messo 2 minuti. Ne facciamo un'altra? Sì. Però noi immaginiamo che voi ve ne battiate il cazzo. Dai, di sta è carina. Sì, fine, dai. Quindi ci sta. Perciò, e quindi niente. Perciò si comincia. Ormai se volete sapere già le regole, andate a vedere il primo video. Esatto. E trovate il tutto. Quindi Dani si... sì. La ripieghiamo in sintesi. Dani sta con le cuffie, non sente. Io gli faccio delle domande e deve rispondere non sentendo la domanda. Via. Esattamente. Cosa adori infilarti in culo? Nel complesso devo dire che lo adoro. Cosa adori infilarti in culo? Nel complesso devo dire che lo adoro. Nel complesso qualsiasi cosa, no, devo dire che lo adoro. Culo un complesso, cioè una band proprio. Tutti una... tipo sacco a pelo. No, ho detto però nel complesso lo adori, però in generale. In generale però non sai cosa infilarti precisamente. No, perché ormai ci ha fatto tutto. Trovare cose nuove è un po' complicato, capito? Prego. Ti faresti un tè con il mio assorbente usato? Sinceramente penso siano meglio 2 calci in culo. Ti faresti un tè con il mio assorbente usato? Oddio. Andata meglio. Vedete che quando le domande sono più è inutile mente, arriva no? Arriva comunque maleducato. Io mi sarei fatto hashtag te mestruato, cioè. Prego. Similitudini. Rosario Munizia piccola uguale a purtroppo non posso farlo sempre, però mi piacerebbe molto. Similitudini, Rosario Muniz a pecora uguale a... Purtroppo! Ah, non può stare lui a pecora con Rosario Muniz. Cioè, Dani, accontentati, già ti infili una band in culo. Maleducato. Vada. Sei conscio che io sia 1000 volte più intelligente di te? Ah, ho tirato una manata nel naso. Come un porco in calore. Sei conscio che io sia 1000 volte più intelligente di te? Finalmente ha capito la sua psiche, ha capito che lo sai che lui è un pirla. Prego, si tappi. La canta, se la suona, è così che fa capire la sua intelligenza reale. Per sbaglio, hai mai usato il tuo anno come portombrelli? L'ho provato, ma mi fa proprio schifo. Hai mai usato l'ano come portaombrelli? Ti ha fatto malino quando si apriva, Serena. Cecenin. Non è tanto infilare, quando poi si apre che rimane. Con le spinette laterali grattano. Anche gli anni più selvatici, giusto? Oh mio Dio. Prego. Dani, quale titolo metto in questo video? Enormemente lo farei. Dani, quale titolo metto in questo video? Enormemente lo farei. Io ce l'ho detto, ambiguerri, ma va bene. Strano, noi siamo ambigui. No, sembra. Bene, questo è tutto. Se volete andare a vedere la parte in cui io rispondo alle domande di Dani, ve lo metto alla fine, come sempre. Esatto. Questo è tutto. E ciao, alla fine. Stai sputando? Sì, lo so, va bene. Cosa?